e dà loro da mangiare e da bere. Avete mai visto voi esseri fatti di pura energia che si lavano, si cibano, bevono, gli angeli che sono andati incontro ad Abramo? Vai avanti. Gli stessi, dopo che lasciano la casa di Abramo, raggiungono la casa di Lot. Chi era Lot? Hai sentito parlare con i contracastri? Chi era Lot? Lot era il nipote di Abramo. Beh, tuo figlio è un grande perché è figlio tuo, e tu sei figlio mio, nel senso di tante cose che tu sai. E questi raggiunsero la casa di Lot per dire: muovetevi, preparate le vostre cose, andiamo via, perché Sodoma e Gomorra verranno distrutte, noi bombarderemo dall'alto. Una bomba atomica distrutta le due città. E quando Lot accoglie questi tre angeli, li deve proteggere dal tentativo di sodomizzazione, no? Da parte della popolazione che aggredisce la casa di Lot. Bussa di strada, vogliamo i tre stranieri, li vogliamo bussare da loro. Lot che fa? Vuole offrire le proprie figlie? No, voglio i tre stranieri. Voi avete mai visto esseri di pure energie che possono essere sodomizzati? A me mi sembra strano. Quindi sono esseri in carne ed ossa, come vi dicevo prima. I messaggeri, coloro i quali tengono il contatto tra queste entità superiori e il mondo, è l'etnia che queste entità superiori hanno scelto per reggere il protettorato della terra. Avanti. Enoch, Ezechiele, Elia, Zaccaria, Davide, Mosè e molti altri hanno avuto contatto continuo con questi individui e le loro macchine volanti, le hanno descritte e ci sono saliti, hanno visto che li guidavano, hanno descritto i movimenti e le conseguenze prodotte dalla loro vicinanza. Avanti. È la verità? Non lo è? Boh. Io vi ho raccontato una storiella, vi ho messo nelle condizioni di apprendere una chiave di lettura altra rispetto dei testi sacri, rispetto a quella a cui siamo abituati ad approcciarci. Naturalmente è chiaro una cosa, no? Deve essere chiara una cosa, che proprio per rispetto di quel libero arbitrio di cui siamo stati dotati e per rispetto di quella libertà fondamentale che dobbiamo difendere a tutti i costi, ma che dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo fare in modo di usufruirne fino in fondo, ognuno deve costruirsi la propria verità dentro, deve capire che forse la verità simpliciter, no, non ce l'ha nessuno. Possiamo parcellizzarla e ognuno di noi portarne un pezzettino, no? È una sorta di frattale, di mondo frattalico, no? Il tutto contiene le parti, ogni parte contiene il tutto. In questa spuma quantistica interconnessa che pare rappresentare il primum movens, il sostrato della realtà, queste, come sa benissimo il mio amico Chiappetta, queste stringhe che vibrano e che creano poi i presupposti affinché la materia si affacci alla ribalta e si formi l'insieme di questo multiverso che insieme ad altri certamente ci vede e ci vedrà protagonisti. Sono tutte concezioni che la fisica di oggi sta cercando di appurare, la visione olografica del tutto, che tutto ciò che esiste è un evento, è un fenomeno, e quindi c'è un forte richiamo, no, al sentimento autentico del buddismo, la lacerazione che il dolore e la sofferenza porta dentro nelle nostre complessità
epifaniche, di manifestazioni, quindi la capacità che dobbiamo avere di liberarci di tutte le idolatrie, di ritrovare noi stessi e restituirci a noi stessi, la necessità di allontanarci dalla pericolosità che è il concetto di avidità e che la traduzione semplicita della stessa parola porta in essere nella nostra quotidianità. Voglio dire, sono tutte cose che ci arrivano da lontano, che sono state poi paradigmatizzate, modificate all'interno delle religioni che sono arrivate fino a noi. Quindi tutto questo è vero, ma attenzione, io non ho voluto entrare a gamba tesa nell'equilibrio di nessuno, io ho voluto offendere sentimenti religiosi codificati. Vi ho raccontato una storiella, così come è venuta fuori dalla traduzione delle tavolette che ci hanno lasciato i Sumeri, e questa capacità di metterle il significato profondo, di metterlo in assonanza con quello che la Bibbia ci dice. Se evitiamo di andare all'interno di ermeneutiche allegoriche, simboliche ed esoteriche, traduciamo la Bibbia in maniera fondamentalista, in maniera così, no? Diretta, letterale. Detto questo, andiamo avanti. Gli ebrei scrivono: se tutte le risposte fossero state date, le porte dei cieli si sarebbero già chiuse, ma noi sappiamo che per fortuna sono ancora aperte. Grazie. E alle donne dico una sola cosa, poi lasciamo la parola a voi che volete intervenire. Soprattutto alle donne. Quando cercate un approccio autentico alle cose del mondo, o quando cercate di dare un senso alle problematiche che necessariamente la vita vi proietta addosso, quasi scaraventandole, no? E cercate di uscirne all'inizio in maniera disordinata, utilizzando l'ira, la collera, perdendo un po' la testa, perdendo lucidità, perdendo il senso dell'equilibrio, oppure cercate di metterle da parte e vi rifugiate in maniera eccessiva, spudoratamente eccessiva, all'interno di una visione evanescente spirituale delle problematiche stesse. Fate come viene detto e raccontato in uno dei passi più belli dell'Evangelo. Gesù si apprestava ad arrivare nella casa della famiglia che era più vicina al suo cuore, la casa di Lazzaro e delle sorelle dello stesso, Marta e Maria. Allora non c'erano i telefonini, non c'erano gli araldi, ma le notizie viaggiavano da villaggio a villaggio, affidate anche ai ragazzini, ai viandanti, che erano più avanti nel raggiungere la località. Sta arrivando Gesù, sta arrivando Gesù. Arriva la notizia che il maestro stava per entrare nella casa dei loro amici. Naturalmente incominciavano i preparativi affinché la magione divenisse adatta alla maestà del personaggio, le zie, eccetera. Ma non c'era un segno, non c'era un divano, non c'era, come si chiama quello là, chi se lo fa, beato chi si lo fa, la gente si assentava a terra, sopra la storia, tranquillamente, quindi si spazzava, più grande batterista di tutti i tempi. E allora, arriva Gesù, Marta come al solito, presa dal suo modo di fare, tutto un po' pulizza su, popolizza tutto, Maria che fa, si accuccia ai piedi del maestro, no? Lo adora, gli bacia i piedi, glieli lava, poi mette l'olio profumato sulla testa, lo adora, si vede bene, gli trasmette tutto l'amore possibile che una donna può dare al suo Dio, ed è lì perdutamente persa in questa voglia
di adorazione, mentre Marta offriva uova. A un certo momento Marta, presa da questo, come succede, no? Presa da questa, da queste patugne, maestro, ma glielo vuoi dire a mia sorella che alzasse il culo? E viene qui in cucina a darmi una mano, io non ce la faccio più. Allora Gesù che fa? Alza la testa, la guarda e gli dice: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Maria ha scelto la parte migliore, con che non le sarà mai tolta. Quindi approcciate i problemi con il giusto equilibrio e non abbandonate mai la sequela di nostro Signore. Ciao. Il dottore Campanella apre la riflessione. Buonasera, io sono arrivato in ritardo da un amico Ugo Boncomino, per cui ho potuto vedere solo, diciamo, la parte centrale di questa discussione, come al solito stimolante e ricca di contenuti per ognuno di noi, a prescindere da quelle che sono le nostre convinzioni religiose, spirituali, politiche o filosofiche. Io credo che ci sia una cosa che accomuni ogni persona, che è quella della paura della morte, del bisogno inconscio, conscio di poter affidarsi a un'immortalità, no? Di poter sapere che non tutto si chiude nell'arco della dimensione di una vita, poi perché la vita non ha una sua organizzazione standardizzata, può durare 20 anni o può durare 100 anni, e per questo le religioni hanno avuto una funzione, diciamo, consolatoria. Non voglio riprendere la posizione marxista, ma hanno avuto una funzione catartica importante. Quello che sottolineo, io sono cristiano, sono un cattolico che non frequenta moltissimo, ma sono cristiano, credo Gesù Cristo, figlio di Dio e Dio allo stesso tempo, e rispetto realmente qualsiasi altra religione monoteista, ho il concetto della libertà impresso in noi. Il Vecchio Testamento è affascinante, anche cruento per molti versi, drammatico. Pensate alla storia di Giobbe o pensate alla storia di Isacco, no? Pensate anche alla crudeltà che emerge da questi racconti. Però nella mia visione delle cose è il Vangelo che supera tutto ciò che viene prima, e soprattutto è la risurrezione di Cristo che supera anche la sua stessa vita, perché se Cristo non fosse risorto sarebbe stato un profeta qualsiasi, una persona illuminata, una persona di grande valore, ma comunque un profeta. Chi crede in Cristo crede in Lui attraverso la risurrezione, non ci sono altre possibilità, è quello che ne manca una linea. Ci sono però alcune cose che sono, secondo me, o incompatibili oppure incomprensibili per la nostra formazione e la nostra educazione. Oltre a Mimmo vedo altri amici psichiatri, il professor Giorgio Geraldo, quindi persone che hanno uno spiccato senso di razionalità. Io non so se esistano altre vite nel mondo, non lo so, perché, ecco, riportandolo a Cristo sono come San Tommaso, per saperlo dovrei vedere, dovrei avere la prova, e questo non mi è stato concesso di saperlo, però non escludo nemmeno che ci siano. Credo che la visione della Genesi non sia interpretata bene nemmeno dai cattolici. Credo che sia un insieme di metafore che possa conciliare, che possa